Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo in Malesia. Quella che vedete adesso è una blinaia. Qui fanno dei blini che sono una specialità tipica del posto, sono a Sibu, più precisamente Sibu è una città del Borneo e la specialità tipica di questo posto sono i famosissimi blini. Blini vengono preparati in padellini . Vi farò vedere un po' adesso il mio giro continuo, vi farò vedere un po' altre cose. Qui blini è una specialità tipica che si incontra anche in Russia. Questi qui sono i famosissimi manta o khinkali, anche si chiamano a seconda del posto, i khinkali. E il giro continua. Qui abbiamo il reparto carne, andiamo avanti. Sibu è famosissima per la carne moscata, si possono anche acquistare dei pranzetti pronti che vengono messi nelle vaschette. Poi abbiamo altre cose. Continuiamo, il nostro giro continua. Lì abbiamo anche un po' di gente del posto. Sono un po' spaventato. Ecco, il giro continua. Ecco, qui abbiamo il reparto prodotti fatti con la carne. Le famosissime facce del maiale. Queste sono le famosissime facce di maiale. Sono buonissime. Hanno quel sapore leggermente gommoso. E continuiamo questo giro, vediamo un po'. Qui abbiamo il reparto shashlik, ecco il reparto shashlik, ne abbiamo veramente diversi. Adesso facciamo inquadratura per uscire dallo schiatto. Ecco, il nostro giro continua, abbiamo un altro reparto carne e devo dire qui a Sibu c'è una specie di bazar notturno aperto di notte. Avevo chiesto se c'era qualcosa di simile, non mi hanno detto niente, l'ho scoperto da solo. Ecco, qui abbiamo un po' di cose, adesso io proverò qualche cosa a mio rischio e pericolo e poi vi dirò anche a voi le sensazioni. Magari mi prendo la faccia del maiale che me la sgranocchio, la faccia del maialino. Eccola qua, vedete, proprio la faccia del maiale è una cosa tipica del posto. Questo qui abbiamo un reparto panzerotti, ecco, questi sono il reparto panzerotti. E questi qui sono i famosissimi arancini del Borneo. Ecco qua vendono un po' di tutto, chiaramente. Alcune cose possono essere anche poco invitanti, però probabilmente sono buone, e al contrario alcune cose sono molto invitanti e non sono buone. Ecco, abbiamo visto anche un reparto frutta, andiamo fino là, non si sa mai che scopriamo un frutto bellissimo, il frutto più bello del mondo. Ecco, no, abbiamo, ecco, faccio vedere. Abbiamo frutti tradizionali che si trovano anche in Italia, niente di particolare. Ok, il giro continua. Ecco, qui è il reparto granite. Ah, qui abbiamo la famosissima zuppa di ceci. La zuppa di ceci,
Vabbè. Ecco, qui un'altra blinaia. C'hanno dei blini giganti. Ecco, magari prendevo un blini e poi vi racconto come stanno, che sapore hanno. Abbiamo anche giocattoli, vendono un po' di tutto. Ok ragazzi, il mio giro notturno continua. Spero di avervi fatto cosa gradita, donarvi qualche immagine del posto, e ci sentiamo alla prossima.